A volte possiamo avere opinioni diverse su determinati argomenti, ma per l'amore di Cristo in noi ci rispettiamo per rimanere sempre uniti, soprattutto in questo tempo di pandemia. Siamo diversi l'uno dall'altro, ma in Cristo ci abbracciamo e soprattutto rimaniamo uniti per far brillare la luce di Cristo. Cosa sei pronto a fare per mantenere e fortificare la comunione dei santi e della Chiesa di Cristo? Per i veri credenti, essere parte di una Chiesa locale con un corpo dinamico di credenti è una vera benedizione. Questo è particolarmente reale se la comunione all'interno della Chiesa è forte. Ma una forte comunione di credenti in una Chiesa locale non avviene da sola, non è una cosa scontata. In effetti, richiede la partecipazione attiva di ogni membro. A proposito di una partecipazione attiva, un viaggiatore stanco arrivò in un villaggio francese vicino al confine svizzero di Doubs nella domenica sera al crepuscolo e trovò le persone che si sfrecciavano per le strade verso la chiesa, ognuna di loro con una lampada di bronzo. Un abitante del villaggio gli ha spiegato: «Noi non abbiamo un altro modo di illuminare la chiesa». Era nel 1550, quando fu costruita la chiesa, e il sindaco del villaggio decise che ogni membro doveva portare la propria lampada. «Ognuno venga lì per renderla più luminosa, perché si sa, se si rimane lontano e non presente, la chiesa sarà più buia e la celebrazione più triste». Quando entrò nella chiesa, il viaggiatore vide che su ogni panchina c'era un posto dove appendere la lampada accesa. E mentre la chiesa gradualmente si riempiva, l'effetto cumulativo della moltitudine di lampade accese era sorprendente. L'intero edificio è stato illuminato con una luminosità indescrivibilmente bella e impressionante. Vedi, oggi più che mai, i credenti devono lavorare insieme, ciascuno contribuendo con la sua parte per rendere la Chiesa il corpo di Cristo completo, intero. Oggi più che mai ognuno è chiamato a portare la sua lampada, ovvero la sua vita completamente consacrata al Signore. Vita questa che è stata illuminata dalla luce di Gesù Cristo. Ricordati che senza di te o senza di me, il corpo di Cristo è incompleto. Sii fedele. La pandemia non può essere la scusa per renderci meno cristiani o meno discepoli di Cristo. Non andare ad accendere la tua luce da una parte dove Dio non ti ha chiamato. Non restare lontano. La Bibbia insegna che giorni molto più difficili verranno, ma nella comunione con Cristo insieme al suo corpo, che è la Chiesa, noi siamo più che vincitori. Dio ti benedica.